Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo canale, bentornati su Luca Toselli Retro. È un po' che non ci vediamo, devo dire la verità. Avevo scritto di aver preparato questo video su Mr. Fuji, Dr. Fuji, Blaine, Mewtwo. Cerchiamo di fare un attimo di chiarezza su quelle che sono queste entità, questi personaggi appartenenti al mondo Pokémon già dalla prima generazione. Sono arrivato un po' lungo perché purtroppo questi giorni non sono stato benissimo. Come ben sapete, ho avuto un lutto. Ho salutato dopo 10 anni il mio cagnolone Axel. E insomma, ci vuole un attimino per riprendersi, però pian pianino bisogna ricominciare la vita di tutti i giorni. E quindi eccoci qua. Voglio innanzitutto ringraziarvi perché nel momento in cui sto registrando, e cioè il 5 di giugno, il video, la solo run di Pokémon Rosso con solo Charmander ha superato le 10.000 visualizzazioni e sta correndo verso le 15.000 visualizzazioni. Sapete bene che l'obiettivo a quel video è quello di raggiungere 1.000 like. Ci siamo quasi, manca ancora qualcosina. Ho visto che il contenuto è stato apprezzato e spero che possa essere apprezzato pure questo. Quindi l'augurio, l'invito è lo stesso: arrivare almeno a 1.000 mi piace a questo video e ovviamente creare una discussione qui sotto nei commenti, perché credo che questo video sia molto interessante. Andremo a toccare alcune cose, andremo a ricostruire quelle che sono le figure che vi ho citato prima e cercherò infine di darvi una mia interpretazione inventandomi una storia. Non è una teoria, perché credo che sia francamente impossibile fare una teoria su questa roba qui, però mi piacerebbe unire tutti i puntini per andare a creare una storia che possa essere quantomeno verosimile. Quindi mettetevi comodi, iniziamo a parlare della prima generazione e vedrete che ci sono tanti piccoli granelli di sabbia che, se messi in fila, possono formare una sorta di disegno. Vi dico subito che per assimilare e comprendere tutti i concetti che verranno esposti all'interno di questo video, che immagino sarà molto lungo, è prima necessario aver visto almeno altri video di altri content creator qui sul canale. Quindi vi consiglio di guardarvi i video di Saidonia, almeno inerenti a Evil Canto, quindi i due video che ha fatto su Evil Canto qualche anno fa, e quelli inerenti al film di Mewtwo, al radiodramma di Mewtwo che sta continuando a portare sul canale. Per avere un'informazione corretta è necessario aver visionato questi video o comunque sapere le informazioni di questi video, di quello che è accaduto in passato al mondo Pokémon e aver giocato ai videogiochi di prima generazione, terza generazione e aver letto il manga Pokémon Adventures. Cercherò comunque in ogni caso di spiegarvi per filo e per segno tutto a partire dal significato della parola Fuji. Cerchiamo di capire dove si è già vista questa parola nel mondo reale e quali possono essere i collegamenti, appunto, tra la vita vera e il mondo dei Pokémon. Il Monte Fuji è un vulcano ed è una montagna sacra localizzata in Giappone e, come ben sapete, il Giappone è comunque un'isola vulcanica e pensare a un'isola vulcanica trasposta al mondo Pokémon non posso fare altro che pensare ad Isola Cannella, dove appunto risiede Blaine e dove vedremo ci sono dei collegamenti pure con il nome Fuji. E qual è la capitale del Giappone? È Tokyo. E Tokyo è presente all'interno dei giochi Pokémon perché l'intera regione di Kanto è appunto ispirata a Tokyo. Guardate bene la geografia di Tokyo e quell'insenatura che viene a formarsi all'interno di quel lembo di terra e guardate bene anche quello che si forma all'interno della regione di Kanto. A me sembrano assolutamente lo stesso specchio d'acqua e credo che sia proprio questa la fonte di ispirazione. Come potete vedere, Isola Cannella è presente in Kanto, non è presente nel Giappone, anche perché il Monte Fuji comunque non è collocato in quella posizione lì, però un vulcano c'è, dato che appunto il Giappone è di origine vulcanica. Ma la domanda delle domande è: chi è Mr. Fuji? E quindi cerchiamo di fare un salto all'interno di tutta quella che è la storia Pokémon a partire proprio dalla prima generazione. Mr. Fuji è un uomo anziano di Lavandonia che si prende cura dei Pokémon abbandonati dai propri allenatori. Nel gioco lo vediamo per la prima volta nella torre Pokémon insieme al Team Rocket. Sei qui per salvarmi? Grazie, ma sono venuto qui spontaneamente. Sono qui per calmare l'anima della madre di Cubone. Credo che ormai lo spirito di Marowak sia già nell'aldilà. Grazie mille per il tuo interessamento. Seguimi fino alla casa Pokémon, ai piedi di questa torre.
Questa è la prima linea di dialogo in assoluto di Mr. Fuji, che non ci viene presentato, lo troviamo lì, e ci dice queste cose inerenti appunto a dei Pokémon abbandonati, delle anime di Pokémon uccisi e di tutto quello che è legato al filone narrativo di Team Rocket all'interno della torre Pokémon di Lavandonia. Dopo la sconfitta dei Rocket, Mr. Fuji ci consegnerà il Pokéflauto e ci dirà che soltanto l'amore per i nostri Pokémon riuscirà a farci completare la missione inerente al Pokédex. Non ho mai capito perché Mr. Fuji vada a parlare di Pokédex, è completamente decontestualizzato, non abbiamo collegamenti tra Mr. Fuji e il Professor Oak, per dirne una. E il Pokédex notoriamente serve per essere completato e quindi catturare tutti i Pokémon presenti. Tutti i Pokémon, compresi Mew e Mewtwo. E se avete visto Pokémon Origin, ecco che questo collegamento con l'ultima puntata di Pokémon Origin va a riprendere perfettamente questo dialogo di Mr. Fuji. Il Pokédex, il Professor Oak e il Pokédex che non può essere completato senza Mewtwo, perché sennò ci si ferma semplicemente a 149 Pokémon. È una vera e propria delusione e ve ne parlavo all'interno della solo run di Charmander, perché finisce qui la narrativa di prima generazione legata a Mr. Fuji all'interno dei giochi. Molto deludente, anche perché questa figura ci viene introdotta, lo conosciamo e poi abbiamo dei collegamenti e degli input anche al di fuori del gioco che sono differenti, ci fanno capire che in realtà il nome Fuji è molto importante a Kanto. Facciamo un salto nel futuro, arriviamo a Rosso Fuoco e Verde Foglia, remake dei giochi di prima generazione, e all'Isola Cannella, dentro la palestra di Blaine, è presente una foto di Mr. Fuji e Blaine. E quindi mi viene spontaneo chiedermi che collegamento c'è tra questi due personaggi. E perché proprio Blaine? E perché proprio Isola Cannella? Perché dobbiamo anche parlare di un altro Fuji, che è il Dottor Fuji. E qui entra in gioco la domanda delle domande. Mr. Fuji e Dottor Fuji sono la stessa persona? Sì oppure no? Cerchiamo sempre di fare un resoconto dettagliato di quello che sappiamo del Dottor Fuji, sempre secondo le informazioni rilasciate all'interno dei giochi originali Pokémon Rosso e Pokémon Blu. Il Dottor Fuji ha fondato il laboratorio Pokémon di Isola Cannella e all'interno della reception è presente un ritratto appunto del Dottor Fuji, il fondatore. Nel primo film Pokémon, quindi completamente collegato a quegli anni lì, è anche lo scienziato assunto da Team Rocket per creare Mewtwo, o almeno questo è quello che ci dicono all'interno del film tradotto in lingua italiana, anche se sappiamo che in realtà la situazione è un po' più complessa, è per questo che vi dicevo che c'è bisogno di determinate nozioni che non posso spiegarvi in questo video perché semplicemente diventerebbe troppo lungo. Sappiamo anche che il Dottor Fuji è il padre di Ember, come spiegato appunto nel radiodramma del primo film, che è una storia completamente cambiata rispetto a quanto ci hanno narrato all'interno delle pellicole occidentali. Ovviamente tutta l'esistenza del Dottor Fuji è dedicata allo studio, alla ricerca e alla clonazione per cercare di riportare in vita la figlia defunta. Questa cosa attira l'interesse del Team Rocket e di Giovanni, che lo finanzia in cambio della clonazione di Mew, che porta quindi alla creazione di Mewtwo. Questo è un discorso interessante, soprattutto nella pellicola originale, nel radiodramma originale, perché si parla di cloni, si parla di vita eterna, erano argomenti molto in voga negli anni 90, io me li ricordo perché sono nato in quegli anni, si parlava della pecora Dolly, della possibilità appunto di creare dei cloni che avrebbero portato alla vita eterna, delle sorte di pezzi di ricambio per gli esseri umani originali. E si è parlato anche tante volte dell'etica legata a questa cosa. Era veramente un discorso, un trend topic di quegli anni lì, e il primo film dei Pokémon va in quella direzione. Quasi come se ci fosse la volontà di portare sì i ragazzini, i bambini al cinema perché i Pokémon sono creature bla bla bla, ma il messaggio di fondo doveva essere anche rivolto agli adulti, e non dimentichiamoci che comunque il franchise Pokémon all'inizio non aveva il target così basso come ce l'ha oggi, era appunto per persone un po' più adulte, e sappiamo tutti quello che doveva essere inizialmente Pokémon, Capsule Monster, e comunque anche la regione di Kanto molto probabilmente non doveva essere così pura, e in realtà non è stata pura nemmeno nei giochi di prima generazione, perché i riferimenti alla mafia sono continui e lo sappiamo bene, l'abbiamo analizzato all'interno della solo run con Charmander. Quindi Mew viene clonato e viene creato Mewtwo, così come Ember viene clonata e viene creata Ember 2.
E come abbiamo visto, se il clone di Mew è Mewtwo, e sono due cose diverse, e ce lo indica banalmente il Pokédex, hanno due numeri di Pokédex differenti, il 150 e il 151, allora anche Ember e Ember 2 non sono la stessa cosa. E qua mi viene in mente una domanda da pormi. Se Mew, il Pokémon numero 151, è il clone di Mewtwo, quindi un Pokémon Mewtwo che senza Mew non poteva esistere, perché il numero di Pokédex è invertito? Cioè, chi l'ha decisa questa cosa? È ovvio che non riusciamo a dare una spiegazione vera e propria all'interno del gioco, perché non ci può essere una spiegazione sufficientemente valida. Noi sappiamo tutti che Mew è stato uno scherzo, tra virgolette, un Pokémon inserito all'ultimo dal team, anche senza che tutti lo sapessero nel team di sviluppo. E infatti, quando poi è stata scoperta la presenza di Mew all'interno dei giochi, è stata una sorpresa vera e propria. Questo spiega perché. Perché dovevamo arrivare a 150 Pokémon, Mewtwo l'ultimo, e Mewtwo doveva essere quel Pokémon basato, ispirato a quest'altro Pokémon misterioso, Mew, che però probabilmente nei giochi non doveva esistere e non doveva nemmeno avere una fisionomia. Ecco perché Mew è così basilare, così semplice, proprio perché all'interno dei dati di gioco non c'era tutta questa possibilità per inserire un Pokémon e serviva qualcosa di molto semplice, molto banale, proprio perché volevano fare questo scherzo, volevano inserire questa sorpresa. E attenzione perché al laboratorio Pokémon di Isola Cannella, fondato dal dottor Fuji, abbiamo la possibilità, è l'unico posto in tutto Kanto, di riportare in vita i fossili, che è esattamente lo stesso principio che abbiamo visto nel film, e quindi dal fossile di Mew abbiamo riportato in vita un'altra entità, Mewtwo. E tra l'altro non è nemmeno una coincidenza che la prima volta che vediamo proprio Team Rocket è a Monteluna alla ricerca di fossili. Le informazioni che abbiamo successivamente inerenti al dottor Fuji sono purtroppo tragiche perché Mewtwo distrugge il laboratorio e fugge e uccide tutti gli scienziati di New Island, che è l'isola segreta. All'interno di quest'isola c'è il laboratorio Rocket, che diventerà poi la fortezza del film dei Pokémon, dove Ash, Misty, Brock raggiungeranno la tempesta, la battaglia, i cloni, bla bla bla. E anche qui le informazioni del gioco inerenti al dottor Fuji sono terminate, e anche quelle inerenti al film e al radiodramma. Non sappiamo più niente. E quindi concentriamoci su Blaine. Blaine, che è il capo palestra di tipo fuoco di Isola Cannella. E attenzione perché nel manga di Pokémon Adventures Mewtwo è stato creato utilizzando le cellule del braccio di Blaine. E se prima abbiamo detto che in realtà Mewtwo è stato creato, resuscitato, clonato dal dottor Fuji, ecco che in realtà un'altra opera di Pokémon, comunque canonica, ci dice che in realtà no. È stato Blaine. E la prima domanda che bisogna farsi a proposito di Blaine è la seguente: perché ha un camice? E allora qui la risposta ci viene data dalla ROM beta di Pokémon Rosso e di Pokémon Verde, dove Blaine non era stato programmato inizialmente come capo palestra di Isola Cannella, bensì come capo della Sylph Chief, e quindi una sorta di scienziato che lavorava e quindi una vita dedicata alla scienza. Ecco spiegato il camice. E infatti sempre nella ROM il capo palestra di Isola Cannella era in realtà Katsura, di cui abbiamo degli artwork ufficiali disegnati da Ken Sugimori. E anche all'interno dell'anime di Pokémon abbiamo la rappresentazione di Katsura e non di Blaine. Insomma, sono due comunque artwork differenti, sono due personaggi davvero differenti, non si assomigliano nemmeno tra di loro, sono vestiti in modo diverso, uno appunto sembra un militare, l'altro uno scienziato, c'è qualcosa che non va. Blaine non era stato previsto inizialmente per ricoprire quel ruolo lì, semplicemente. E attenzione che appunto l'Isola Cannella, oltre ad avere la palestra di Blaine, ha il laboratorio del dottor Fuji, e attenzione che dentro la Sylph, anche nei giochi attuali, se avete una cartuccia di rosso, blu o giallo, o per Virtual Console potete andare benissimo a controllare, dentro la Sylph, che inizialmente era stata programmata come luogo in cui Blaine era il capo, si legge che Porygon è stato creato proprio all'interno del laboratorio del dottor Fuji. E qua iniziano alcuni dubbi, no? E infine l'ultimo edificio di cui voglio parlarvi è la Villa Pokémon. Che cosa c'è? Che cosa si nasconde all'interno della Villa Pokémon oltre alla chiave della palestra di Blaine? I diari inerenti a Mew e a Mewtwo. Cioè, iniziate a comprendere tutti questi collegamenti, iniziate a vedere che c'è qualcosa che non va e c'è qualcosa che va in una direzione particolare.
Spero proprio di sì. 5 luglio, Guyana, Sud America. È stato scoperto un nuovo Pokémon nel cuore della giungla. 10 luglio, abbiamo chiamato Mew, il Pokémon appena scoperto. 6 febbraio, Mew ha dato alla luce un nuovo Pokémon. Abbiamo chiamato Mewtwo, il piccolo. 1 settembre, Mewtwo è davvero potente. Non riusciamo a contenere i suoi istinti feroci. 5 luglio, 10 luglio, 6 febbraio, 1 settembre. Il che significa che se le mettiamo tutte insieme potrebbe essere passato un anno. Non avrebbe senso infatti utilizzare quel settembre dopo luglio e prima di febbraio, semplicemente perché a febbraio è nato Mewtwo e a settembre era troppo potente per essere controllato. E quindi da luglio a settembre, ma di un anno dopo. E attenzione perché ancora una volta la terza generazione corre in nostro aiuto, arriva a darci delle informazioni che prima non avevamo. Avete presente Pokémon Smeraldo? Avete presente l'Isola Suprema? Bene. Quella foresta del Sud America potrebbe essere banalmente l'isola segreta che vediamo all'interno di Pokémon Smeraldo. E sull'Isola Suprema possiamo leggere un cartello e non un diario con scritto queste cose. La scritta ormai sbiadita, perché risale a molto tempo fa, bre, sesto giorno, se un umano dovesse sbarcare qui di nuovo e sia la persona giusta, un tale Speranza vi lasci. E attenzione che nella versione italiana non abbiamo un'informazione veramente importante che invece abbiamo nella versione giapponese. Perché questo cartello possiede una firma, appunto un kanji, e questo kanji ha la traduzione di G, J-I. E cosa potrebbe rappresentare quel G finale? La firma di Fuji. Mr. Fuji? Dottor Fuji? O sono la stessa persona? Quindi significa che comunque qualcuno è arrivato sull'isola, ha lasciato lì Mew e ha firmato questo cartello. E l'ha firmato, anche se non possiamo leggere tutto il nome, con J-I finale. Inizia ad essere abbastanza sospetto, dico la verità. In realtà io adoro questo detto non detto. E attenzione perché sempre dal manga Pokémon Adventures, di cui vi parlavo prima, dove Blaine è il creatore di Mewtwo, Abbiamo anche qualcosa che inizia ad unire davvero i puntini. Prima vi dicevo che Rosso Fuoco e Verde Foglia abbiamo la foto di Blaine e Mr. Fuji. Ora vi dico che in Smeraldo abbiamo questo cartello sull'isola in cui si trova Mew con la firma J-E. E in Pokémon Adventures abbiamo invece questa pagina in cui Blaine mostra una foto insieme a Mr. Fuji con scritto all'interno della giungla profonda con Mr. Fuji. Eccoli lì, Blaine e Fuji insieme. Perché Mr. Fuji? Perché un uomo anziano che era andato ad affrontare Team Rocket per salvare le anime dei Pokémon dovrebbe essere amico di Blaine? Perché uno che si chiama Fuji, pure lui era uno scienziato o è uno scienziato che ha una storia tragica alle spalle e ha lavorato per il Team Rocket, dato che poi Mr. Fuji in realtà combatte col Team Rocket e per mezzo del Team Rocket avrebbe creato Mewtwo? Non ci azzecca niente, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che tocca, c'è qualcosa che non torna. Semplicemente non torna, a seconda di tutte le informazioni ufficiali e canoniche che abbiamo da parte di Pokémon. C'è qualcosa che non va. E allora io provo a ipotizzare questa cosa. Mr. Fuji è il padre del Dottor Fuji. E quindi di conseguenza è il nonno di Amber. Ecco, ho spiegato perché stiamo parlando di uomini diversi. Abbiamo anche visto il Dottor Fuji non è anziano come Mr. Fuji. E il Dottor Fuji dovrebbe essere morto all'interno del laboratorio dopo l'attacco di Mewtwo, e invece Mr. Fuji è ancora vivo, infatti lo troviamo a Lavandonia. E se fosse, qui la sparo veramente grossa, una famiglia più allargata? E se Mr. Fuji, oltre al Dottor Fuji, avesse avuto anche un altro figlio? E magari un gemello? E se magari quel figlio potesse rispondere addirittura al nome di Blaine, Mr. Fuji, Dottor Fuji, Blaine Fuji, Amber Fuji. Avremmo quindi una sorta di famiglia Fuji allargata. In questo momento noi non sappiamo niente, non c'è nulla di confermato, nemmeno abbiamo idea se questa cosa possa avere senso, però voglio anche cercare di giustificare questa roba qui. Io osservo Dottor Fuji e Mr. Fuji. Abbiamo l'illustrazione della carta e abbiamo lo scienziato che appare nel film di Mew contro Mewtwo. Ci sono comunque
abbastanza punti in comune, no? Io vedo un naso molto simile e vedo comunque il colore delle sopracciglia, che non sono folte nel dottore, ma sono folte in Mister. Comunque il colore è il medesimo, anche se, certo, Mister Fuji ha una certa età e quindi potrebbe semplicemente avere i capelli bianchi, però Dottor Fuji non sembra così vecchio e quel naso è alquanto sospetto, devo dire la verità. E poi abbiamo Blaine, direttamente da Let's Go, e abbiamo Mister Fuji di Pokémon Origin. Eccoli qua, che cosa notate di simile? Io guardo i baffi di Blaine e guardo le sopracciglia folte di Mister Fuji e, come lo vedevamo nell'artwork della prima carta, Mister Fuji ha questi tre, non lo so neanche come chiamarli, vertici all'interno delle sopracciglia che ricordano i baffi di Blaine, ed entrambi sono pure calvi. Se ci pensiamo, Mister Fuji sulle sopracciglia ha i baffi di Blaine e Blaine ce li ha invertiti, quindi io noto anche una certa somiglianza tra i due personaggi. E quindi avremo semplicemente Blaine e Dottor Fuji fratelli, entrambi figli di Mister Fuji ed entrambi scienziati. Ripeto, non voglio convincervi di niente perché non è nemmeno una teoria, è veramente una sparata clamorosa che vuole cercare di sistemare alcuni dettagli e vuole cercare di creare una storia di un certo tipo. Però abbiamo anche Giovanni, il Team Rocket, e da questa parte invece abbiamo un albero genealogico un po' più chiaro, e cioè il genitore, la madre di Giovanni, Madame Boss, che comunque ha un ruolo all'interno del radiodramma, e il figlio di Giovanni, cioè Silver, il rivale di Oro, Argento e Cristallo, come viene confermato all'interno di Heart Gold e Soul Silver all'interno dell'evento legato a Giovanni e a Celebi. Cerchiamo di mettere insieme tutti questi punti e cerchiamo di arrivare a una storiella bella da raccontare così tra amici mentre sorseggiamo una birretta fresca d'estate. Madame Boss, capo del Team Rocket, scopre l'esistenza di Mew grazie a Miyamoto, che è la madre di Jessie, e questa appunto è la storia che ci viene narrata all'interno del radiodramma. Il Team Rocket possiede dei fondi e provengono tutti da attività illegali come furti o vendita di Pokémon rubati. Ed è questo l'obiettivo del Team Rocket, fare soldi attraverso i Pokémon. E ovviamente più sono rari questi Pokémon e più soldi si può fare vendendo questi Pokémon al mercato nero. E poi abbiamo Mister Fuji, che banalmente potrebbe essere un archeologo, che da giovane era stato ingaggiato da Team Rocket per una spedizione in Sud America alla ricerca di Mew, senza però mai riuscire a trovarlo. E magari lo scopo della vita di questo signore era proprio quello di trovare le prove dell'esistenza di questo Pokémon raro, che veniva citato all'interno delle antiche scritture e nei geroglifici. Mister Fuji invecchia, crea una famiglia, ha due figli, Blaine e il Dottor Fuji, ed entrambi hanno una forte passione per la scienza. Blaine è più tecnologico e quindi decide di aprire una società, la Silph SPA, per sviluppare attrezzature elettroniche che possano risultare utili anche all'interno di un mondo abitato da Pokémon, come la creazione degli strumenti, i revitalizzanti, le pozioni e appunto le Pokéball. E invece il Dottor Fuji si dedica alla ricerca biologica, quindi un'altra parte di scienza. Sono entrambi scienziati, ma si occupano di cose diverse. Però è possibile anche avere una collaborazione tra i due fratelli, che infatti il Dottor Fuji utilizza le tecnologie della Silph SPA per proseguire i suoi studi inerenti ai fossili e cerca di portare avanti anche le scoperte del padre, perché era affascinato appunto dal mondo dell'archeologia e voleva cercare di riportare in vita tutto quello che il padre nel frattempo aveva trovato nel corso di una carriera. E infatti grazie ai macchinari di Silph SPA ad Isola Cannella viene aperto un laboratorio per studiare i fossili e riportarli in vita. Però non era l'unica volontà del Dottor Fuji, voleva semplicemente cercare di creare anche nuovi Pokémon, ed è per questo che proprio Porygon viene creato a Isola Cannella durante questi esperimenti. I Pokémon sono presenti in natura, Dottor Fuji voleva cercare anche di modificare la natura e creare quindi Pokémon artificiali, come Porygon. Mister Fuji nel frattempo aveva smesso di lavorare col Team Rocket. Perché? Perché era stato assunto da Madame Boss e Madame Boss non era più il capo del Team Rocket da anni, in quel caso era subentrato il figlio Giovanni. E così la vita della famiglia Fuji prosegue felice, spensierata, tra ricerche, tra lavoro. Sono una famiglia comunque anche abbastanza ricca, perché la Silph SPA ha iniziato ad avere un nome di un certo tipo e quindi prosegue tutto bene, benissimo. Se non che un giorno la vita del Dottor Fuji cambia in peggio. Mister Fuji era rimasto ormai vedovo e quindi Blaine e Dottor Fuji avevano perso la madre. Dottor Fuji però si era pure separato
dalla moglie, perché era troppo atteso, troppo immerso all'interno del proprio lavoro e quindi non riusciva più a garantire attenzione alla famiglia. E infatti questa disattenzione porterà pure alla morte della figlia Amber per colpa di un incidente stradale in cui proprio il padre alla guida di rientro a casa asfalta la ragazza, la bambina, e la uccide. Cercate di capire il dramma. Un padre di famiglia felice e realizzato a un certo punto perde madre, moglie e figlia. Disastro. Però stiamo parlando anche di un genio della scienza che ha le attrezzature necessarie grazie alla Silf SPA e le conoscenze necessarie grazie al percorso di studi di tutta una vita per cercare di riportare la figlia nel mondo dei vivi. E quindi il cadavere di Amber viene preso, messo da parte ed utilizzato per studi ed esperimenti scientifici per cercare di clonare la bambina deceduta. Questo non me lo sto inventando io. Questo ci viene detto all'interno del radiodramma del primo film Pokémon di Mewtwo. Questa è la storia che non ci viene raccontata al cinema quando siamo bambini. Questa è la storia originale che avevano in testa. Questa è follia pura. Ed è terribilmente bello e profondo, perché ci sono dei messaggi veramente clamorosi all'interno di questo radiodramma. Alla fine il dottor Fuji pensa che il principio alla base della risoluzione dei fossili era lo stesso con cui poteva poi provare a clonare delle persone. Alla fine bastava semplicemente utilizzare il DNA come base. E il dottor Fuji aveva una grande conoscenza dal punto di vista biologico. Ovviamente Mr. Fuji e Blaine non sono al corrente di quello che sta cercando di fare il dottor Fuji, ma avvertono un piccolo cambio di personalità all'interno del figlio e del fratello. E qui entra in gioco Giovanni, che voleva comunque portare avanti le idee della madre e realizzare il suo sogno, quindi trovare Mew. Vi ricordate che prima vi parlavo del Team Rocket a Monteluna che cerca i fossili? Perché lo sta facendo? Beh, perché Mew si ritiene essere un Pokémon estinto, nessuno lo sta vedendo e quindi sarà semplicemente scomparso. E trovando il fossile di Mew, ecco che possiamo trovare il DNA di questi Pokémon rari da resuscitare e vendere a peso d'oro. E chi è l'unica persona in tutta canto in grado di resuscitare un fossile? Proprio il Dottor Fuji. Il Team Rocket quindi entra in contatto con Blaine e il Dottor Fuji. Blaine perché sta sviluppando delle tecnologie per la cattura dei Pokémon come la Pokéball, la Mega Ball, l'Ultra Ball e anche la Master Ball, che avrebbe permesso di catturare tutti i Pokémon rari al primo colpo e quindi rivenderli sul mercato a peso d'oro. E per il Dottor Fuji invece non c'è nemmeno bisogno di dirlo perché è abbastanza scontato e banale, no? E dall'altra parte c'è Mr. Fuji, che potrebbe realizzare il sogno di una vita, quindi trovare Mew, resuscitare Mew, dimostrare l'esistenza di Mew, che però il padre a un certo punto cerca di mettere in guardia i figli e dirgli: sì, d'accordo ragazzi, l'ambizione, il potere, il denaro, denaro, fama, potere, sono concetti che tornano e ritornano, però è il Team Rocket, ho sbagliato in passato, cercate di non caderci anche voi. Però la chiamata di Giovanni aveva stimolato la mente ormai deviata del dottor Fuji, che aveva accettato senza problemi. Perché? Perché il denaro di Team Rocket, sporco, ma soprattutto tanto, avrebbe poi finanziato le ricerche di clonazione della figlia, visto che ormai il processo era oneroso ed era arrivato a un punto morto. Perché come ci viene raccontato all'interno del radiodramma di Mewtwo, ogni 4 anni i cloni umani muoiono e bisogna ricominciare da capo. Perché? Perché la clonazione non è stabile. E quindi viene allestito un nuovo laboratorio segreto, proprio perché il dottor Fuji non voleva che si sapesse che aveva accettato di lavorare con la mafia come aveva fatto il padre anni prima, e questo nuovo laboratorio viene costruito all'interno della villa Pokémon, nei sotterranei della villa Pokémon. E dato che il Team Rocket ha ormai trovato il fossile di Mew, ecco che il dottor Fuji inizia questi processi di clonazione, che comunque non sono immediati, perché ci sono anche tante cose che vanno male, ci sono tanti fallimenti, e quindi delle copie, delle brutte copie di Mew, dei cloni sbagliati di Mew, vengono alla luce e nascono dei Ditto, che sono Pokémon che pesano uguale, hanno lo stesso colore di Mew, hanno lo stesso colore di Mew da Shiny, e sono Pokémon che possono ovviamente prendere le sembianze di qualsiasi altro Pokémon, e sono Pokémon che all'interno della prima generazione puoi trovare comunque all'interno della villa Pokémon. Nel frattempo invece Blaine accetta per un motivo: ha paura,
paura delle ritorsioni nei confronti della sua famiglia e della sua azienda, e dato che la sua famiglia aveva già sofferto abbastanza, accetta di lavorare e collaborare con la mafia perché semplicemente non ha un'altra scelta. E poi ripeto, i Fuji avevano già sofferto troppo per la morte della madre, dei due fratelli, per la morte di Amber e per quindi il tracollo che aveva avuto il dottor Fuji. La richiesta del Team Rocket era chiara: riporta in vita Mew. Ma il dottor Fuji non fa questo, perché la volontà era quella di lavorare al progetto Mew sotto un altro punto di vista. Si voleva creare una sorta di ibrido umano e Pokémon per arrivare a cercare un DNA stabile da utilizzare poi per resuscitare Amber, per far sì che dopo 4 anni il clone potesse continuare a vivere. E quindi dopo vari tentativi, proprio partendo dal DNA di questa ciglia di Mew, il DNA di Mew, il DNA delle cellule del suo braccio, ed ecco che si arriva a trovare la formula giusta per creare in laboratorio un nuovo Pokémon dopo Porygon. In questo caso Mew, tu. E se prima parlavamo di Blaine e Dottor Fuji come gemelli, il DNA del Dottor Fuji e anche lo stesso DNA di Blaine lo condividono. Quindi Mew non verrà resuscitato da un fossile come voleva fare Team Rocket, come voleva Giovanni. Verrà clonato, verrà creata una nuova entità, come dicevamo prima. Da Mew se arriva Mewtwo, da Amber se arriva Amber 2. Non sono la stessa cosa, sono due concetti differenti. Mew e Mewtwo hanno due numeri di Pokédex differenti. E quindi Mewtwo e Amber 2 sono neonati e comunicano insieme durante la crescita. Ed è un'altra cosa che non vi sto dicendo, io non me la sto inventando. È la storia del radiodramma. Eppure anche quest'ultimo esperimento non è stabile e dopo i 4 anni Amber 2 muore. E Mewtwo inizia a interrogarsi sul perché. Inizia a interrogarsi sul come. Inizia a sviluppare una coscienza. Inizia a domandarsi: è giusto o sbagliato? È la domanda delle domande. Chi sono io? Mewtwo cresce, Mewtwo diventa grande, Mewtwo viene svegliato, ma poi perde il controllo e uccide tutti gli scienziati presenti all'interno del laboratorio. E anche questo non ve lo dico io, ce lo dice il film di Pokémon e ce lo dicono i diari contenuti all'interno dell'isola Cannella, della villa Pokémon. Durante le ricerche di questi anni però Mew si era incuriosito e si era appunto legato alla villa Pokémon per cercare di capire cosa stesse accadendo. Voleva dare un'occhiata. Aveva seguito il Team Rocket che aveva trovato il suo fossile. Si era nascosto nella villa Pokémon e si era camuffato insieme a Editto grazie alla possibilità di utilizzare a sua volta trasformazione. Quando Blaine arriva a villa Pokémon è ormai troppo tardi, perché Mewtwo aveva già distrutto il laboratorio e ucciso gli scienziati, tra cui il fratello, il dottor Fuji. Blaine però all'interno della villa Pokémon trova anche un'altra cosa, una chiave abbandonata, in grado di aprire una palestra, la palestra di Katsura, che ormai era chiusa da tempo. Blaine trova coraggio in questa cosa e, dato che ormai la famiglia è completamente rovinata, decide di abbandonare il Team Rocket, di non lavorare più per loro, di abbandonare pure la Sylph SPA, che aveva portato comunque tantissima sofferenza all'interno della famiglia, perché Blaine realizza che è proprio grazie alle sue invenzioni che il fratello era riuscito a fare quelle cose, a trovare quelle motivazioni e quindi poi ad andare incontro alla morte. Il dolore di Blaine è troppo e quindi non più Zafferanopoli e Sylph SPA, bensì Isola Cannella e Capo Palestra. Aveva necessità di lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vita più tranquilla e senza malavita. Mr. Fuji si sente colpevole per la morte di Amber, per la morte del figlio, e decide di ritirarsi a Lavandonia, che è poi la sua città natale, dove si trova appunto un cimitero, le anime dei defunti, e aveva già perso troppe persone nella sua vita, e ai piedi della Torre Pokémon apre questo centro di recupero per Pokémon abbandonati dai propri allenatori. Sta cercando di lavare via le sue colpe, di redimere la sua anima, e magari pensa che all'interno della Torre Pokémon di Lavandonia ci siano ancora le anime dei suoi cari defunti. Il Team Rocket avrebbe poi assalito la Sylph SPA alla ricerca dei progetti della Master Ball per catturare definitivamente Mewtwo, che era sfuggito al controllo di Giovanni ed era scappato all'interno della Grotta Celeste. Blaine aveva venduto la Sylph SPA, c'è un nuovo presidente, ma alcuni scienziati ancora corrotti da Team Rocket si trovano all'interno dell'azienda e lottano per mettere i bastoni tra le ruote al protagonista, ed ecco spiegato la loro presenza all'interno di questa struttura.
E poi arriviamo a Giovanni, che inizialmente aveva chiesto la clonazione di un Pokémon che aveva un significato speciale per lui, perché era il desiderio della madre, e invece si è ritrovato con la creazione del Pokémon più potente in assoluto, del Pokémon più potente di tutti. E per quello aveva assolutamente necessità di utilizzare la Master Ball, doveva catturarlo e metterlo ai suoi ordini. Giovanni quindi prende al volo questa opportunità del destino e cambia in corsa i suoi piani. Non più Mew da rivendere, da clonare, dato che comunque all'interno del radiodramma ci viene detto che voleva crearne un numero incredibile per poi venderli a peso d'oro al mercato nero. Invece no, c'è Mewtwo e grazie a questo posso forse conquistare il mondo. Alla fine arrivo sempre lì. Ricchezza, fama e potere. Blaine e Mr. Fuji dentro la villa Pokémon però scoprono la presenza di Mew. Mr. Fuji ovviamente è felicissimo perché ha realizzato il sogno della vita, ma allo stesso tempo è triste perché ha appena perso un figlio, proprio per via anche di scelte che aveva effettuato. E quindi la famiglia, ormai distrutta, decide di prendere Mew e riportarlo all'Isola Suprema, dove poi viene scritto quel cartello sbiadito. Quel giorno i due Fuji sopravvissuti scattano una foto che viene sistemata da Blaine all'interno della sua nuova palestra e viene mostrata all'interno del manga Pokémon Adventures. Mi piace pensare che questa storia possa essere vera, perché c'è una forte contrapposizione tra scienza e religione. Da una parte due scienziati, Dr. Fuji e Blaine, che affidano completamente la vita alla ricerca scientifica, dall'altra il padre, che una volta arrivato a un punto di non ritorno, decide semplicemente di lavare via la sua anima e di affidarsi a una concezione spirituale. E stiamo parlando di concetti fortemente in antitesi tra di loro, quindi molto molto interessante. Un'altra chicca che possiamo tirar fuori è che sempre nel manga di Pokémon Adventures, Blaine possiede l'ambra antica, e che non c'entra niente con lui, eppure la Master Ball, che non c'entra niente con lui. La Master Ball viene sviluppata dalla Silph S.P.A., l'ambra antica è inerente ai fossili, quindi al laboratorio Pokémon del Dottor Fuji. Ancora una volta, che cosa c'entra Blaine? Niente. Eppure è così. Concludo con Pokémon Origin, che è una serie di 4 episodi che potete trovare all'interno di Pokémon TV, che vi consiglio di guardare, durano 20 minuti l'uno, è praticamente l'avventura trasposta di Pokémon Rosso e Blu, molto interessante perché comunque ci sono dei richiami, ci sono delle citazioni proprio letterali al gioco, alla fine di un episodio salvano e poi riaccendono, molto molto bello e interessante. Però Mr. Fuji dice una cosa strana. Quando si parla di un Pokémon psico terribilmente forte avvistato alla Grotta Celeste, pronuncia queste parole. Allora è vero, è ancora vivo. Mr. Fuji e Mewtwo. Perché Mr. Fuji dovrebbe essere collegato a Mewtwo in Pokémon Origin, che è una trasposizione fedele dei giochi di prima generazione, quando nei giochi di prima generazione Mr. Fuji non parla di questa cosa e si parla di Dr. Fuji, nemmeno di Mewtwo, bensì del rianimare i fossili? Non c'entra niente. Ecco che allora la nostra storia potrebbe iniziare ad assumere dei connotati di verità, o comunque di senso logico perlomeno. Anche perché sempre in Pokémon Origin il Professor Oak non conosceva Mewtwo, parlava dei 149 Pokémon conosciuti e del Pokédex completato da Rosso, anche se a dire il vero nella sala d'onore vi è un ritratto di Slowking e quindi sarebbero meno 150, ma vabbè, facciamo finta di niente. La scena successiva è un dialogo tra Rosso e Oak a proposito della pietra chiave e delle acciari zardite Y. Perché sempre in Pokémon Origin, oltre al Pokéflauto, Mr. Fuji consegna questi due strumenti, che sono ovviamente assenti nei giochi di prima generazione per ovvi motivi, ma ancora una volta, perché Mr. Fuji dovrebbe avere queste cose qua? Il collegamento c'è con Mewtwo? Non ne ho idea. Rosso parla Oak di Mr. Fuji e il professore, di fronte a questo nome, rimane sorpreso. Oak insiste e dice che il Dottor Fuji avrebbe annunciato di aver scoperto una nuova specie di Pokémon e di aver perso credibilità all'interno del mondo della scienza. E anche Oak a un certo punto si pone una domanda. Mr. Fuji e Dottor Fuji sono la stessa persona? E Oak si risponde da solo. Penso di sì, ma non ne sono sicuro. E per concludere questa filippica, il professor Oak parla delle mega pietre e ne aveva già sentito parlare, l'aveva letto all'interno di uno studio del dottor Fuji, bla bla bla. E non è un caso che la lotta all'interno della Grotta Celeste tra Red e Mewtwo sia completamente commentata da un voice over di Mr. Fuji che parla di una leggenda di Kalos a proposito delle mega pietre. Mi viene a pensare che Mr. Fuji abbia radunato una sorta di speranza inerente al ragazzo ispirata alle due scoperte del figlio defunto, quindi le mega pietre
e Mewtwo. Per gli appassionati di One Piece voglio fare un parallelismo. Parliamo quasi di volontà ereditata e del concetto di famiglia che non segue il legame di sangue. Quindi magari Mr. Fuji è semplicemente il Red, aveva visto quella volontà che portava avanti suo figlio, e la volontà invece di riconoscere Red come parte della sua famiglia, anche se non era effettivamente così. Così come Ace è figlio di Roger, ma non condivide lo stesso sogno del padre, e invece è Ruffy a voler realizzare il sogno del re dei pirati, nonostante non siano ufficialmente fino ad ora imparentati. Mi piace pensare quindi che Mr. Fuji, semplicemente vedendo Red o Rosso, chiamatelo come volete, abbia calmato la sua anima in questo modo, così come aveva fatto Marowak dopo la visita alla torre Pokémon di Lavandonia, proprio di Mr. Fuji. Sì. Voglio concludere però con una domanda, perché abbiamo parlato anche di mega evoluzioni, che è un concetto distante dalla prima generazione, ma va bene. Però perché si mega evolve Mewtwo? Come fa a mega evolversi? Cioè, abbiamo parlato di Porygon, che è un Pokémon artificiale, e va benissimo, però la mega evoluzione quindi è un concetto artificiale, perché se un Pokémon artificiale si mega evolve addirittura due volte, c'è qualcosa che non capisco sinceramente. E il fatto che sia Mr. Fuji in Pokémon Origins a parlarci di mega pietre, e il fatto che il professor Oak invece vada a confermare che sia stato uno studio del dottor Fuji, e che non sia la stessa persona, forse sì, forse no, crea un po' di confusione in testa. Torno un attimo a Pokémon Adventures, perché all'interno di Pokémon Adventures Blaine è in grado di mega evolvere Mewtwo. E c'è un personaggio all'interno dei giochi Pokémon, in Ultra Sun e Ultra Moon, in grado di mega evolvere Mewtwo. Ed è Giovanni. E quindi torniamo sempre a parlare di questi due, tre personaggi che girano. Mr. Fuji, Dottor Fuji, Blaine, Giovanni, Mewtwo. Qui intorno c'è una storia che non c'è stata raccontata. Qui intorno ci sono degli indizi lanciati in anni e anni e anni di franchise, ma senza mai aver ufficializzato il niente. E Pokémon Origin aggiunge soltanto dubbi e congetture senza confermarci un fico secco. Maledetti. Aggiungo, Porygon e Mewtwo, gli unici due Pokémon artificiali creati in prima generazione, ed entrambi hanno collegamento con i Fuji, con i Rocket, con l'Isola Cannella. Porygon si evolve con l'Upgrade, un prodotto della Sylph SPA e ottenibile al magazzino Rocket nei remake di terza generazione. Ok, e ancora una volta abbiamo il collegamento tra Isola Cannella, quindi Fuji, quindi Blaine, quindi Rocket, oltre alla Sylph, dove inizialmente Blaine doveva essere il capo. Spiegatecelo! E poi abbiamo Mew antico. Questa era una carta che ottenevi al cinema, andavi al cinema a vederti il primo film dei Pokémon e ti davano questa, che è il Mew rappresentato nei geroglifici di cui si parlava nel radiodramma. È proprio da qua che cercano di dare una sorta di identità al Pokémon e la conferma che esiste, quindi la speranza di cercare il fossile, ritrovarlo, bla bla bla, anche se restinto. Rimaniamo sempre sul concetto di carte e facciamoci una domanda: oltre al set base, quali sono gli altri due nomi delle prime edizioni delle carte Pokémon? Jungle, come la giungla dove viene trovato il fossil di Mew. Maledetti bastardi, continuo a vedere delle congetture, dei collegamenti dappertutto che sono deboli, però io sono convinto che ci sia qualcosa di più sotto che non ci è stato detto, e sono convinto che da qualche parte ci sia la vera storia di Pokémon come era stata pensata e non come ci è stata portata, perché questa non ha minimamente senso. E lo diciamo ora a distanza di quasi 30 anni dalla prima generazione. Però maledetti, continuano a metterci dei dubbi in testa e non rispondere alle nostre domande, bastardi. E quindi niente, è un video molto lungo, ne sono consapevole. Spero che siate arrivati fino qua, spero che abbiate magari delle risposte che io non sono riuscito a trovare. Spero che le certezze che vi ho dato, la raccolta dati di tutto quello che abbiamo effettivamente su Dottor Fuji, Blaine, Mr. Fuji, Mewtwo, Giovanni, possa essere stato di vostro gradimento, ma soprattutto che possa avervi divertito e intrattenuto anche la storiella che ho creato per cercare di sistemare tutti i pezzi. Voglio sapere la vostra però qui sotto nei commenti. Secondo voi è possibile che Blaine possa essere figlio di Mr. Fuji e fratello del Dottor Fuji? È possibile che il Team Rocket sia entrato all'interno di questo discorso proprio con la famiglia Fuji per questo motivo qua? Insomma, di carne al fuoco ve ne ho messa tanta. Sbizzarritevi nei commenti e fatemi sapere se siete arrivati alla fine di questo video, perché ho visto che nell'altro c'era un sacco di hashtag scritto It's il migliore, quindi qua scrivetemi semplicemente se siete arrivati alla fine oppure no. Ragazzi, un abbraccio, spero di non aver parlato troppo a vanvera.
Però secondo me qualcosa sotto c'è ancora, credo che non ce lo riveleranno mai, forse è anche bello così, perché puoi cercare di dare la risposta che ti piace di più. Un saluto.